Predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma i predsjednik italijanske kompanije Vibak Pietro Batista sa saradnicima obišli su danas fabriku Vibak u industrijskoj zoni u Jagodini koja će biti otvorena septembra ove godine. Marković se Batisti zahvalio što su izabrali Jagodinu i Srbiju da izgrade fabriku i zaposle ljude, a zanimljivo je da su Italijani najvećoj mašini u fabrici dali ime Palma u znak zahvalnosti predsjedniku Skupštine grada Jagodine i gradu Jagodini. Gospodine Pietro Batista, želim da vam se zahvalim u ime Skupštine grada Jagodina. Zato što ste izabrali Srbiju i Jagodinu. Perché avete scelto la Serbia e particolarmente Jagodina per il vostro investimento. Da napravite jednu od najlepših fabrika koja je napravljena poslednjih 10 godina u Srbiji. Ova fabrika ima 63.000 kvadrata. Questo stabilimento ha 63.000 metri quadri. Investicija je 70 miliona evra. L'investimento di 70 milioni di euro. I zaposliće preko 400 radnika. E qui verranno assunti circa 400 dipendenti. Imajući u vidu da na ovoj lokaciji biće 7 italijanskih fabrika do kraja godine. Nel prossimo periodo, entro la fine dell'anno, ci saranno 7 stabilimenti di investitori italiani. Mogu slobodno da konstatujem da je ovo najveća industrijska italijanska zona u Evropi. Che questa di Jagodina è la zona industriale con più presenza di investitori italiani. Vi ste nam obećali, a i možemo da konstatujemo da će ova fabrika biti otvorena septembra meseca. Come ci avevate promesso, possiamo constatare che il stabilimento verrà aperto a settembre. A ja sam posebno počastovan. Io sono particolarmente grato. Zato što ova mašina iza naših leđa zove se Palma. Linija di produzione si chiama Palma. Ja sam mislio da je to fabričko ime. Io pensavo fosse un nome di fabbrica. Ali danas sam čuo od vas da ste vi to ime dali zbog mene. Ma oggi ho capito che questo nome l'avete dato al macchinario per gratificare. Zato što je moj nadimak Palma. Perché il mio soprannome è Palma. I time ste me još više motivisali. Mi avete ancora di, in questo modo mi avete motivato ancora di più. Da ovaj grad, građani ovog grada i ja. Per portare avanti assieme la cittadinanza di questa città e io particolarmente. Damo maksimalnu logistiku vaše kompanije. Per aiutare la vostra compagnia, la vostra azienda con la massima logistica in tutto quello che viene necessario. Vi sigurno pratite dešavanje u Srbiji. Poi sicuramente seguite anche quello che sta succedendo in Serbia. Za svakog stranog investitora najvažnija je politička stabilnost jedne države. Ova država ima političku stabilnost. Questa nazione ha una stabilità politica. Međunarodnu popularnost. E anche all'estero. A kad je u pitanju grad Jagodina. Quando si parla della città di Jagodina. Siguran sam da grad Jagodina radi na najbolji način. Možemo slobodno da kažemo i da uporedimo italijanske gradove. Sono sicuro che la città di Jagodina lavora nel modo migliore. Possiamo confrontarla con qualsiasi città italiana. Zato što u Jagodini postoji jedno jedinstvo oko zajedničkog interesa, oko interesa građana i svi odbornici jednoglasno donose odluke za sve tačke dnevnog reda Skupštine grada Jagodina. Mere i reforme koje je donela vlada Republike Srbije daće određeni rezultat. Darà sicuramente dei prossimi risultati. U Grčkoj se desio referendum i građani Grčke su rekli ne bankama stranim pod uslovima koji su dobijali godinama. In Grecia c'è stato il referendum dove la cittadinanza, il popolo, si è rifiutato di lavorare con le banche nel sistema proposto dalla comunità europea. I to je volja grčkog naroda koju Srbija treba da poštuje. Una scelta del popolo greco. Ali na našu sreću, na sreću građana Srbije i na sreću investitora. Però nella fortuna del popolo serbo e degli investitori che vengono a lavorare in Serbia. Srbija je na vreme donela reforme. Ha portato le sue riforme nei tempi tehnici giusti. Koje nisu bolne kao reforme koje će biti u Grčkoj za grčki narod. E che non sono state dolorose quanto lo saranno quelle greche e per il popolo greco. I na kraju da vam kažem da fine, dire, ja slavim slavu koja se zove Sveti Jovan. Io festeggio il nostro santo che sarebbe San Giovanni. U selu Končarevu. Nel paese di Končarevu. Sinoć sam vas pozvao da dođete na slavu. Ieri sera vi ho invitato che venite alla festa di San Giovanni.
i da promenite jednu sliku o srpskom narodu, o Srbiji. In modo che potete avere una foto del popolo serbo, un altro tipo di U pozitivnom smislu. In modo positivo, ovviamente. I ja vas pozivam kada budemo otvorili ovu fabriku. Vi invito quando ci sarà l'apertura del stabilimento. Da vam dam ličnu kartu sa mestom boravka grad Jagodina. Che vi consegnerò la carta d'identità con il permesso di soggiorno di Jagodina. Per essere ospite d'onore. Molte grazie. 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 Nella fiducia. Grazie. Želim i da se zahvalim gospodinu Patriciju. Vorrei ringraziare il signor Patrizio. Koji je bio potpisnik ugovora ispred vaše kompanije. Che è stata comunque la persona con cui abbiamo firmato il contratto con la vostra azienda. I da smo imali veoma dobru saradnju. Abbiamo avuto un ottimo rapporto di collaborazione. Da je on sve vreme štitio interese kompanije Vibak. In tutto questo processo di collaborazione ha sempre cercato di mantenere al massimo l'interesse della compagnia Vibak. A mi kao grad maksimalno pomagali compagnia. E noi come città abbiamo aiutato al massimo la vostra azienda. Grazie. 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 Signor Battista, zbog čega je ova mašina dobila ime Palma? Perché questo macchinario ha ottenuto il nome di Palma? In onore al nostro sindaco. U čast predsjednik Skupštine Draga Markovića Palme. Kakvi su uslovi koji ste dobili ovdje od grada Jagodine i države Srbije? Qual è stata la logistica che avete ricevuto dal governo serbo e dalla città di Jagodina? Siete soddisfatti? Sì, io devo ringraziare con l'occasione sia le unità centrali del paese, sia quelle locali, quali mi sono veramente molto attivata per spingerci e per portarci verso una zona che riteniamo essere una buona zona per dedicarsi alle produzioni delle nostre attività. Un mesto che mettiamo da najbolje za naša proizvodnje e da širimo naši proizvodi. Koliko kompanija Vibak ima godišnji promet u svetu? A livello mondiale il fatturato dell'azienda Vibak supera i 300 milioni di euro. Preco 300 milioni di euro. A ukupno zaposlenih? E quanti dipendenti in generale? 800. Oko 800 ljudi. Più Jagodina. Plus Jagodina, sto će biti još 400. To znači ukupno će biti 1200. Faktički, grupa Vibak proizvodi, to je un core business, to su te lepljive trake, što se koriste za autolimar, za palbanje. Questo è Palma. Ovo je Palma, ovo je proizvod. U koje sve države plasirate svoje proizvode? In che nazioni esportate? Tutto il mondo. Celi sve. Tutto il mondo. A proizvodi iz Jagodine gde će ići? E i prodotti di Jagodina dove andranno? Andranno sui mercati asiatici, Asia, sui mercati del Far East e anche sui mercati europei. Io Europa. Grazie alle sinergie con le società italiane. Zahvaljujući naš područje, što već plasiramo, bit će i u Italiji i u Europi, ali u principu Kina, Azija. Draga Marković je rekao da je siguran da su Italijani prezadovoljni onim što je urađeno, a što su bile obaveze lokalne samouprave i vlade Srbije, što je predsjednik i vlasnik kompanije Vibak Pietro Battista i potvrdio. Fabrika Vibak u Jagodini proizvodit će selotip trake, ambalažu za brzu hranu i razne proizvode od papira.